Ciao a tutti, oggi abbiamo un ospite eccezionale, per due ragioni, uno perché è una campionessa incredibile e la seconda perché il tennis è uno sport che amo e quindi ho il piacere di presentarvi Francesca Schiavone. Grazie Francesca per aver accettato l'invito. Ciao Ivan, grazie a tutti. Francesca, ascolta, inizio sempre queste chiacchierate con una domanda che riparte dalle origini. Volevo capire il ruolo della tua famiglia agli inizi della tua carriera, perché per tutti gli sportivi che ho intervistato, e oggi la prima donna, mi fa veramente piacere che sia tu, capire quanto è stata importante la tua famiglia all'inizio della tua carriera sportiva. Ma sai, secondo me, vista prima, per quello che è stato, non riuscivo a capire l'importanza. Adesso che ho 40 anni mi guardo indietro e capisco tantissime cose, perché faccio anche il confronto con altri genitori che vogliono che il figlio diventi campione. E la grande caratteristica che mi hanno dato i miei genitori sono la disciplina e la libertà. Nel momento in cui esistono tutte e due, poi io sono esplosa e ho iniziato a esprimere me stessa. La libertà è una conseguenza della disciplina, nel senso arrivare a casa, si cena alle 7:15, alle 7 a casa, doccia alle 7:15. Ci si sveglia alle 7 per andare a scuola alle 7. Cascasse il mondo, è così. Si arriva a casa, si mangia, ci sono certi orari e certe regole da rispettare. Si va fuori al ristorante, bisogna sedersi così, comportarsi così. Loro mi hanno insegnato tutto quello che è un'educazione, la disciplina. Dopodiché mi hanno detto, a 12 anni sono andata in America, ho detto papà, il tennis non è in Italia, ti prego mandami via. E mio padre mi rispose giustamente, sì Franci, io ti ci manderei, ma con quali soldi? Anche perché l'America costa tanto. E praticamente in quel momento lì io ho fatto anche un click con la testa, ho detto ovunque io sarò voglio diventare un campione. A 16 anni ho chiesto di andare via e i miei genitori, che io dico a malincuore, nel senso che capisco il genitore quanto è legato, mi ha detto vai Franci, fai la tua strada, prenditi sempre le tue responsabilità e noi siamo sempre qua. E quindi due grandissimi genitori. Che bello, perché in tutte le interviste veramente è stato determinante il ruolo dei genitori, della disciplina, del supporto, del fatto che i genitori non chiedessero troppo, e perché molto spesso capita nel ciclismo e credo anche nel tennis, una delle problematiche dei ragazzi che iniziano a fare attività sportiva sono proprio i genitori che non hanno la pazienza di aspettare oppure intravedono delle cose che non sono maturi in quel momento. E quindi mi ha fatto piacere capire quanto sono stati importanti i tuoi genitori. E queste caratteristiche che ti hanno insegnato te le sei poi portate dietro per tutta la carriera, quindi, no? Beh, sì. E anche adesso è una rottura di palle, perché quando io dico ci vediamo là alle 9 del mattino e questi mi arrivano alle 9:30, io divento pazza, capito? Quindi finché nello sport, esatto, le tue decisioni. Adesso la vita è fatta di tanto altro, non è che viviamo come io e te al tempo sotto una campana di vetro, esatto, alcune regole, alcune situazioni e bisogna esprimere il massimo lì. No, qua arrivano in ritardo. È un casino della Madonna fuori dallo sport. La vita normale comunque è molto più complicata mettere insieme altre cose. Sicuramente me le tengo strette, ne ho imparate tante altre e sono sicura che anche i tuoi genitori ti hanno dato caratteristiche che ti porti ancora dentro. Quali sono? Se possiamo permetterci noi intervistati. Ma allora, certo, no, è questo lo spirito della chiacchierata, è proprio questo.
Lo spirito erano due cose principalmente che i miei genitori hanno sempre insistito, quello della disciplina e del rispetto l'attività sportiva doveva essere come la scuola, nel senso che io dovevo essere rispettoso dei dirigenti della squadra. Però era disciplina e rispetto, erano le due cose e mi hanno anche, devo dire, nel ciclismo, credo anche nel tennis, cioè, capita molto spesso di perdere e quindi imparare nell'età, da giovani, imparare a vincere è bello perché vinci e poi è una cosa contagiosa che ti corre, ma imparare a saper perdere e ripartire dalle sconfitte. Anche mi hanno fatto capire che era importante. Accettare la sconfitta, riconoscere i meriti all'avversario e devo dire che poi queste cose sono state utili e avere la vicinanza dei genitori, i miei genitori mi hanno seguito praticamente in tutta la mia carriera, in modo particolare nelle categorie giovanili e avere il supporto dei genitori è fondamentale, altrimenti sono gli anni dove metti le radici, dove le radici si piantano nel terreno e quindi bisogna seguire quanto ti dicono e devo dire che sono stato anch'io molto fortunato. Tutto quello che ho ottenuto, le basi sono partite da lì. Senti, mi hanno detto che Ma mi raccontavi adesso nel tuo no, non te lo sì. dico. Mio papà è un appassionatissimo di ciclismo, Formula 1, malato. Lui è malato, nel senso, un appassionato. E io ho detto: senti, ho questa intervista. Allora ho iniziato a controllare, a vedere che caratteristiche avevi. E lui fa: guarda che quest'uomo era un ottimo sprinter, cioè in volata era fortissimo ed era anche un corridore molto completo. Poi nei mondiali, tra altre cose, sei stato importantissimo per la squadra. Allora, quello che dico io, nel tennis nasci con delle caratteristiche e le sviluppi. Nel ciclismo, che cosa succede? È una cosa che tu avevi innata, è una cosa nella quale hai investito tantissimo. È una cosa che ti è venuta fuori in automatico? Boh, raccontaci un attimo perché vogliamo Ma guarda, capire. che è una domanda interessante perché, allora, diciamo che nasci con dei sogni. Quando inizi a correre, tu sogni di diventare un corridore con determinate caratteristiche. E io, il mio primo ricordo, connesso alla bicicletta è il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia del 1984. Ero un bambino, con i miei genitori sono andato all'Arena di Verona a vedere Moser. Quindi quando hai, questa immagine di Moser in maglia rosa che vince il giro, automaticamente un bambino sogna di vincere un Giro d'Italia, quindi parti con questo sogno. Dopo, c'è un percorso di crescita e ogni atleta ha delle caratteristiche ovviamente innate, delle caratteristiche che sono più uno più da scalatore, velocista, passista, da corse a tappe, da corse di un giorno e devo dire che queste caratteristiche nel tempo, più o meno, intorno ai 20 anni, 18-20 anni vengono fuori. Dopo cosa succede? Succede che ci devi lavorare. È chiaro che non puoi snaturare completamente le tue caratteristiche che hai da madre natura, però ci puoi lavorare. E io devo dire che se hai dei sogni e sei tenace e continui ogni giorno a lavorare per realizzarli, poi alla fine con un pizzico di fortuna riesci anche ad arrivare ad ottenere quello che magari era un sogno 20 anni prima, 25 anni prima, come è stato nel mio caso. Io 27 anni dopo sono riuscito nel 2010 a vincere il giro nello stesso posto dove a 7 anni sognavo di vincerlo. È una storia molto particolare, a lieto fine, però dentro questi 27 anni ci sono tantissimi sacrifici che rifarei tutti, però è questa un po' la storia. Nel ciclismo le caratteristiche si possono, dove sei bravo devi continuare a lavorare, dove non sei bravo puoi migliorare. Cos'è che ti manca di più? Mi manca la sensazione che tu conoscerai benissimo, quello stomaco che si stringe fino a quando inizia la corsa, o credo per te quando iniziava la partita, no? Non è così, quella sensazione di chiusura allo stomaco che quando non competi non. La bicicletta,
vabbè, che forse ci sali tutti i giorni, però per esempio io entro sul campo Sì, da ma tennis. un'altra cosa, un'altra cosa. Quando sali sulla bicicletta e dici va bene, oggi spingo, non ce l'hai ancora questa sensazione? Non ti emoziona? Ce l'ho, ma sai cosa succede? Mi emoziona, ma il problema è che spingi e dopo un po' cioè la testa continua a spingere, ma le gambe non spingono più. E tu quando, e questo è il problema, soprattutto in salita, questo capita, che in salita tu vai, 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 hai, perché sai, ti racconto una cosa, sai come un ciclista sviluppa negli anni, solo con il rumore dell'aria, sai riconoscere la velocità, cioè io so a che velocità vado anche se non guardo il contachilometri, perché ovviamente lo faccio da 38 anni ed è una cosa che poi... E quindi ho proprio, capisci proprio che vado piano, molto più piano rispetto a prima, perché non sento più il fruscio dell'aria. Quindi questa è la prima sensazione, che la gamba non spinge più. Ma tu, a te non manca la competizione? Perché allenare, ovviamente allenare, non ti manca quella sensazione, quell'adrenalina che avevi prima di scendere in campo? Ma io sono un po' particolare, nel senso che a me le emozioni nascono comunque da altre cose. Non so, io ero un anno e mezzo che non entravo in campo per ovvi motivi, e l'altro giorno ho fatto 45 minuti con un'amica, ma sai che prima di entrare avevo una sensazione di emozione, l'ho guardata e faccio, ma sai che sono emozionata? Lei mi guarda e fa, ma sei scema, sei sul campo 52 di un circolo che nessuno ti sta guardando, e faccio, ma forse è questa stata. E in quel momento ho pensato, forse è stata questa la mia caratteristica sempre, che quando faccio una cosa che amo, e quello sport io lo amo follemente, e mi parte questa emozione e inizio a caricarmi di tutto quello che posso fare. Quindi sono entrata, dopo 12 minuti guardavo no, non è possibile, sono passati solo 12 minuti. L'inferno era arrivato. Insomma, poi non sei più abituato e fai fatica, come tu dici, l'aria per te e il colpo nell'impatto della palla per Chiaro. Ho letto una cosa che mi ha colpito molto della tua finale. Non so se l'ho letto in un'intervista, che avevi sempre, quando entravi in campo, tu avevi sempre uno schema preciso nella tua testa, condiviso probabilmente con l'allenatore, ma in ogni caso, se quello schema non andava bene, avevi nella tua testa sempre un piano B e C, vero? Assolutamente. La caratteristica dell'altra è utile saperla, quindi lei fa più fatica di rovescio, oppure tu puoi andare via in spinta, non lo so come paragonarlo, però lo tengo sul tennis. Allora io so che comunque l'impostazione del gioco la inizio sul rovescio. Nello stesso tempo però non tutti i giorni sono uguali e magari non riesci a fare alcune cose, magari lei sta facendo bene quella cosa lì. Allora, in quel momento riprendi in mano le redini del discorso e dici: no, aspetta un attimo, la partita non sta andando come voglio io, quindi giriamola, impostiamola in questa maniera. Comunque sia, sempre molto concentrati sul proprio di gioco. Cioè, se tu sei uno sprinter, non puoi andare alla lunga, alla lunga, alla lunga, alla lunga, perché a un certo punto arriva quello con la caratteristica più grande e ti supera. Quindi manovri, vai nel piano B, per poi magari tornare nel piano A. È abbastanza tattico come sport, ma importantissimo le tue caratteristiche. Se io sono Certo. forte, voglio comandare di dritto. Una domanda, nella tua carriera, probabilmente è una domanda troppo generica, però vediamo se riusciamo a... È stato più importante il fisico o la testa? In generale, o tutte e due, o a seconda delle partite c'era più una cosa o più l'altra? Secondo me, senza il fisico non puoi fare quello che ti dice la testa. Come quello che tu hai detto prima. Io voglio correre, correre, ma il corpo non mi sta dietro. La stessa cosa, io voglio giocare contro Serena Williams e batterla. Se non ho forza, resistenza e alcune caratteristiche, non c'è maniera che ne esco fuori, perché devo riuscire a allenare quelle che sono le mie caratteristiche per andare in confronto con l'altro, con l'avversario. Quindi fisicamente io devo essere
sempre 80, 90, 100, 110, 120%. Dopodiché, questo assolutamente si connette e fa la differenza. Quindi non c'è uno senza l'altro, ma la differenza la puoi fare nel momento in cui tu hai il tutto e qui con la testa vai nella Chiaro. direzione vincente, perché ti devi sentire un vincente. Ma tu ti ricordi quando salivi sulla bicicletta quanto te la facevi addosso? Perché tutti abbiamo paura. Poi a un certo punto andavi e non c'era nessuno al mondo che poteva fermarti perché eri il più forte del mondo. È così. Sono d'accordo, la paura e il timore è quello che alla fine ti permette di fare grandi cose, perché se non hai paura e timore dell'avversario, o anche non solo degli avversari, un ciclista quando deve affrontare una salita come lo Stelvio, come il Mortirolo, hai paura anche della salita, perché non è solo l'avversario che può andare più forte di te e staccarti, può essere anche la salita che ti respinge. Quando hai 3-4 salite, magari vai forte sulla prima, sulla seconda, ma non sulla terza, sulla quarta. Hai paura del maltempo, hai paura del troppo caldo. Cioè, ci sono tantissime. Hai paura in un grande giro d'Italia della terza settimana perché cominciano ad accumularsi le fatiche. Quindi, sono due sentimenti, la paura e il timore, secondo me, che fanno parte, della quotidianità degli atleti. Però sono d'accordissimo con te, ci sono poi dei momenti dove la capacità dell'atleta di trasformare questi due sentimenti in benzina e usarli per fare la differenza. Ma poi, sai che aspetta, aspetta. Sulla bicicletta, a un certo punto, Sì. da pochissimo voi alzate le braccia. Io dico, ma pensa questo, che cosa succede se casca in quel momento? No, è già capitato. No. No, vabbè, mi viene l'ansia ogni volta. Francesca, capitano due cose. Allora, la prima, che partiamo da quella più, diciamo, meno grave, che non cadi. Quando tu sei in volata e alzi le mani, quando alzi le mani sei frenato dal vento ed è capitato più di una volta anche in corse importanti che quello dietro passa. Quindi perdi la corsa per aver alzato le mani troppo in fretta, troppo in anticipo. E quindi. O peggio ancora, quindi alzi le mani e ti si gira il manubrio e quindi cadi. Però è una delle cose che impari. I bambini, se tu guardi un allenamento dei bambini, allora fino a 6, 7, 8 anni non lo fanno, ma da 8 anni cominciano ad andare in bici, alzano prima un braccio così, poi alzano l'altro e poi fanno così, perché è un gesto liberatorio che. Addirittura è vietato nelle categorie giovanili. Nel ciclismo non permettono di alzare le mani fino ai 12 anni, credo, proprio per evitare un bambino di 8 anni alza le mani e fa cadere tutti gli altri. Però è un gesto liberatorio che uno deve imparare. Ed è molto bello vedere questi ragazzini che si allenano ad alzare le mani e imparare a vincere. È una cosa che mi piace molto. Vabbè, scusa, ma queste sono le cose da dilettanti, i giri in campagna e in montagna, a passare un po' di tempo in bicicletta. Ma tu vai in bici? O Ah! niente? Allora, la bicicletta l'ho scoperta quest'anno, Bene. perché non potendo correre ho detto dovrò fare qualcosa, altrimenti mi uccido in casa o lavorando. No, 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 no. Allora prendo, quando sono in Franciacorta, prendo questa bicicletta, è presente, della nonna, della mamma, quindi col cestino davanti, con il cosino dietro, e mi faccio 30 km così. Ok? Bello. Perché si inizia? Arrivo là, mangio una così, un po' di acqua e torno indietro. Quindi tutto così. E in quel momento io mi chiedo una cosa e te la voglio chiedere. Allora, quando io correvo e mi allenavo, non guardavo intorno, tutto ciò che c'era intorno, non riuscivo a vederlo e percepirlo. La mia domanda è: quando tu correvi e ne facevi, ne, correvi nel senso in bicicletta, ne facevi di chilometri, avevi la possibilità di goderti il paesaggio e di vivere quel momento, o la tua testa andava solo lì e forse oggi stai imparando a guardarti un po' intorno? È una domanda interessantissima. Allora, non ho visto niente, non ho visto niente, perché quando ti alleni, sei concentratissimo sull'allenamento che stai facendo, quindi guardi,
misuratore di potenza, cardiofrequenzimetro, quindi, e soprattutto non, solo, non sono solo gli occhi, perché gli occhi guardano ovviamente la strada, noi ci alleniamo per strada, quindi pericoli, auto e tutto questo, ma quello che un atleta deve fare, un ciclista, credo in generale, l'allenamento non è una cosa meccanica. Io allenavo anche la testa, cioè io cercavo di tenere connessa la testa, le gambe, tutto l'allenamento, perché dovevo, le sensazioni, l'allenamento doveva entrare nelle gambe, quindi dovevi capire se quello che stavi facendo era utile per migliorare la tua forma o meno. Quindi la testa è occupata, gli occhi guardano per fare l'allenamento in modo meccanico, ma la testa è occupata a seguire le sensazioni. E in gara non senti niente, sei concentratissimo, sei completamente concentrato in corsa. E ti racconto una cosa, quando io ho iniziato a sentire, era l'ultima parte della mia carriera, ho iniziato a sentire quando passavo dentro nei paesi al Giro d'Italia le persone, sentivo la voce e riuscivo anche a raccogliere qualche frase che poteva essere forza ragazzi o viva il Giro d'Italia. Ho cominciato a dire, ma questa cosa non mi è mai capitata negli ultimi 20 anni, perché ora mi capita? E ho capito che qualcosa in me stava cambiando, che non ero più connesso come prima, che probabilmente mi avvicinavo alla fine della mia carriera, ed è stato proprio uno dei primi segnali, il fatto di non avere più questo distacco e questa capacità di rimanere staccato da tutto il resto e pensare solo a quello che facevo. Bello, eh sì, ma adesso te lo godi il paesaggio quando vai in giro? Ora me lo godo, sì, anche perché ti ho detto, come vado prima, parto convinto di andare forte e poi dopo poco torno su. È spietato il confronto, però corro a piedi e poi mi piace giocare a tennis con scarsissimi risultati, però è uno sport, l'unico sport, Francesca, che ogni tanto di nascosto da mio padre, perché mio padre era molto severo con me per il discorso della bicicletta. Io vivo a Cassano Magnago e c'era un amico che aveva un campo da tennis in cemento, molto, ma parlo di 35 anni fa, e ogni tanto scappavo con i miei cugini per giocare un po' a tennis, perché mi piaceva a 10, 12 anni, 15 anni, però era incompatibile con l'attività che io facevo. Quando ho smesso ho ricominciato a giocare e con scarsissimi risultati, però è uno sport bellissimo ed è uno sport che voglio investire tempo e cercare di migliorarmi, perché lì posso vedere dei miglioramenti, in bici posso solo vedere dei peggioramenti. Questo è vero. Allora ti aspetto a Milano, sei invitato, sì, a giocare a tennis con me, facciamo una bella, no, il settimo, perché non mi fai vedere una pallina praticamente. No, giochiamo un po' e poi vieni a mangiare da me nel locale, dai. Ecco, dopo mi racconti anche questa cosa. Ti volevo chiedere, com'è cambiato, visto che adesso alleni, com'è cambiato il rapporto, l'hai anticipato prima, ma i ragazzi di oggi, i ragazzini che alleni, rispetto ai nostri tempi, secondo te che cosa è cambiato? Dopo ti dico cosa è cambiato nel ciclismo. Certo, guarda, ricordo benissimo che quando parlavo col maestro io cercavo di apprendere il più possibile, stavo zitta, i più grandi li rispettavo, stavo zitta, anche perché altrimenti mi mettevano in riga. C'era molta più umiltà e rispetto per i più grandi, e attraverso questo rispetto riuscivi a crescere, secondo me, molto più velocemente, perché alla fine apprendevi. Oggi come oggi fanno fatica a rispettarti, fanno fatica a ascoltare, e quindi c'è una collisione. A me mi ascoltano, per carità, sono fortunata, forse per il nome, forse per la maniera di comunicare, eccetera. Però ascoltare oggi i ragazzini fanno proprio fatica, fanno fatica, sono viziati. È una cosa che ritrovo anche nel ciclismo. Io credo che una delle problematiche
parlo proprio dei ragazzi di 6, 7, 8 anni, ma già intorno ai 10, 12 anni diventa complicato perché, allora, la prima cosa, non ascoltano perché non sono abituati a parlare tra di loro, quindi non parlano tra di loro perché sono sempre con i cellulari in mano e guardano costantemente quello che fanno gli altri a distanza di centinaia o migliaia di chilometri, magari esempi anche che falsano la realtà, no? Perché il mondo dei social, c'è chi riporta le cose come vengono fatte, altre che fanno vedere le cose che vengono fatte molto più semplici di come poi in realtà lo sono. E quindi io ritengo che ascoltano poco per quello e dovrebbero ritornare un po' di più a interagire tra di loro, interagire con l'allenatore, interagire con gli accompagnatori, interagire però interagire tra di loro, secondo me, è la cosa più importante perché poi questo li allena anche ad ascoltare e a cambiare l'approccio che in questo momento, secondo me, ha una direzione che non è esattamente quella che dovrebbe essere. Ci sta. Ci sta. E raccontami invece, adesso ti occupi, eh? Ne vuoi sapere, vero, eh? Dai, no, ma c'è una cosa interessante. Hai anche un bellissimo locale a Milano. Sì, è un localino piccolino, un po' di nicchia. Abbiamo scelto un pochino di prodotti. A me piace bere, piace mangiare. Mi sono ripromessa di non mangiare mai più la pasta scotta alle 8 del mattino, piuttosto che andare. Basta, ho detto, non ne voglio sapere. Faccio Sile, prendiamoci in mano questo posto. Tutte le persone che entrano devono mangiare benissimo, ad alta qualità. Vabbè, forse è stata una cosa mia, sai, per 20 anni mangia, mangia, anche quando non vuoi, ti ricordi? No, è mangiare, mangia, mangia. Adesso invece mangio quando voglio, come voglio, scelgo io. E quindi abbiamo fatto questo posticino, un pochino sui Navigli, e mi sto divertendo tantissimo. È molto complicato perché le regole di prima, come ti dicevo, devi stare tanto alle regole degli Certo. altri, agli orari, a quello che pensano gli altri, piuttosto che essere la protagonista e fare e agire. Però è interessantissimo, sto imparando un sacco di cose. E porti l'esperienza che hai avuto dal tennis anche nel mondo imprenditoriale? Sì, alle volte mi dicono: senti, la smetti di pulire per terra, la smetti di portare il caffè, la smetti di andare. E faccio: ho capito, ma io sono qua. C'è il delirio, posso aiutare? No, devi imparare che il tuo ruolo è questo e devi fare questo. Però noi d'istinto tendiamo dove c'è il problema a risolverlo, non è che devi aspettare. Certo. Scusa, mi puoi venire a spostare? No, no, noi E facciamo. certo. La soluzione è il problema Se lì, no dove era c'è scritto. punto per l'avversario, no? Però Curati, aspetta. Così. Francesca, ti volevo grazie veramente per il tuo tempo. È stata una bellissima chiacchierata e grazie ancora per tutto quello che hai fatto e perché non sei solo un esempio per quello che hai vinto, ma ritengo che da questi incontri esce fuori poi anche quello che c'è dietro le vittorie, quello che c'è alle origini delle vittorie, ed è molto bello perché secondo me i personaggi dello sport che hanno dentro una storia da raccontare e riuscire a tirarla fuori, riuscire a farla entrare è, secondo me, energia pura, non solo per chi fa sport, per chi gioca a tennis o per chi corre in bici, ma anche per la vita di tutti i giorni. Quindi grazie per tutto e grazie per il tempo che mi hai dedicato. Grazie a te, in bocca al lupo, soprattutto grazie per quello che hai fatto, quello che ci hai lasciato. Hai fatto emozionare tantissime persone, ma tante, tante. Poi sei un nazionalista, cioè sei uno che porta la bandiera tantissimo anche ai mondiali, ma me le ricordo queste cose. Quindi grazie e in bocca al lupo per tutto. Ti aspetto a Milano per giocare. Grazie, e salutami il tuo papà, digli che lo aspetto al giro invece, che visto che è appassionato di ciclismo, Giro d'Italia, a ottobre, presenti. Dai, ciao! Ciao Francesca, grazie, a presto, ciao.